Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Oggi voglio fare un piccolo video acquisti. Ecco qui, è un pacchetto che mi è arrivato da Cadoro. È un chilo di perline. Non tutte mie, perché poi vi farò vedere alcune cose che non sono mie. Però è un chilo di materiale e ho speso la cifra di 38 euro. Quindi mi sembra di aver fatto un ottimo acquisto. Ecco, su un chilo di materiale io non ho pagato il trasporto, non perché ho usufruito di particolari sconti, ho visto che ci sono degli sconti su dei gruppi, ma perché ho un'amica polacca che andava in Polonia e quindi è stata molto gentile, mi ha detto: ma fallo arrivare il pacco a casa mia. Poi io te lo porto quando torno. E quindi non solo ho avuto lo sconto del 10% di cui io usufruisco perché sono una cliente affezionata, ma non ho pagato il trasporto. E su un chilo di cose sarebbero stati 19 euro, non poco. O comunque rinunciavo allo sconto. Invece così abbiamo, diciamo, avuto un compromesso bellissimo. Allora, vi faccio vedere un pochino quello che ho acquistato. Queste sono i pacchetti, quelli, le mini art, li chiamano loro, i pacchetti da 100 grammi. Io ho preso, non sono per me, sono per una mia cara amica che fa le collane a crochet con le perline, bead crochet. E avendo molti colori di base, ma pochi forse colori brillanti da poter inserire, mi aveva chiesto delle tonalità carine. Ecco, e io le ho trovato questi tre colori. Questo giallo stupendo, l'Opac Sunshine. Poi questo Opac Lustre Turquoise. E questo color ciliegio al cherry, Opac Lustered Cherry. Sono dei colori veramente belli. Poi ero limitata nei colori perché per il bead crochet lei mi ha detto che servono tonde, non oblunghe, quindi chiaramente i colori che c'erano. Comunque in quel periodo c'era un'offerta buonissima. Poi, ecco, le perle. Ho preso queste perle perché devo dire che le perle di Cadoro sono di buona qualità. Io le ho usate e devo dire che assolutamente sono di ottima qualità. E costano, beh, poi c'era in questo periodo addirittura un'offerta che arrivava su alcune cose anche al 40%, quindi ho avuto veramente, ho fatto secondo me dei buoni acquisti. Ecco, queste perle, per esempio, le 2 mm, adesso volevo dirvi il prezzo, perché ecco, i 2 mm l'ho pagate, sono 100, mi sembra che siano 100, se non 200, forse 200, 1,48 euro, veramente poco. Poi sono tutte della stessa gamma di colore, quindi erano le uniche che avevano la gamma da 2, da 3 mm. Da 3 mm le ho pagate sempre poco. Dunque, scusate, ma nella fattura devo ricercare perché non sono messe in ordine poi. E quindi, ecco, da 3 mm sempre 1,48 euro. Sono tante, non sono poche. E invece quelle da 6 mm le ho pagate, facendo chiaramente poi il raffronto con i prezzi con lo Slody, 1,70 euro. Beh, devo dire, hanno una bella brillantezza, un bel bianco oltretutto, molto belle. Però era l'unica gamma che avesse, diciamo, tutte e tre le misure. Poi ho preso sempre delle perle, guardate quanto sono carine. Queste sono delle perle da 4 mm, queste sono le Metallic Gold Lavender, 100 pezzi, 65 centesimi. Come ripeto, la qualità è buona. Quindi le posso consigliare. Poi da 3 mm anche, queste addirittura sono 240 pezzi, le Luster Metallic Gold Lavender 0,95 centesimi, neanche 1 euro per 240 pezzi. Direi che è un buon acquisto.
sempre di perle, se non sbaglio ne avevo, eccole qua. Avevo preso anche queste, che sono 100 pezzi, sono le Metallic Pink, 0,61 centesimi. Dunque, il colore è leggermente più scuro di quello che si vede in video, leggermente, è una bella tonalità, veramente belle. Poi, siccome volevo fare la collana onde, allora ho detto, prendo un pochino di colori, di perle, c'era questa offerta della Matubo, ecco le 6 mm. O comunque le Silver, hanno pagato molto, 1,16 euro. Vanno bene. E poi avevo preso anche questo colore Opaque Luster Turquoise, che però in camera sembra più turchese, invece secondo me è più un color Tiffany, che è un colore oltretutto che mi piace tantissimo. Quindi anche questo è 1,35 euro, come vedete, un buon prezzo. Poi della Madubo c'erano una bella offerta e ho visto queste silver da 7. Non sapevo che misura fosse perché ho detto ma quasi quasi le prendo perché possono sempre far comodo. Nelle creazioni avere più gamme di grandezze delle volte fa la differenza. Ecco, quindi ho detto ma tanto per questo, per quello che costano, conviene comunque acquistarle e sapere perlomeno a cosa corrispondono. Queste sono sempre, sono della Tho invece, le Opaque Luster Turquoise che ho preso a 1,16 euro, 10 grammi, molto 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 belle. Poi ho preso un colore stupendo di 8,0. Guardate quanto è bello questo opal blu, è stupendo, veramente bello. Sì. Anche questo 1,06 euro, insomma. Volevo appunto vedere le 8 della Madubo a cosa corrispondessero, ma sono leggermente più piccole delle, forse delle 8 della Tho, non so, rispetto alla Miyuki. Questa è una cosa che poi dovrò vedere, però devo dire il colore è stupendo. Mi sono innamorata del colore. Poi voglio far vedere questi, perché ho preso 10 Swarovski, bellissimi, poi li conoscete tutti, non è che c'è molto da dire su questo. Sono da 12 mm, ne ho presi 10 perché con l'offerta dello sconto, io praticamente li ho pagati 10, 7,70 euro, quindi 0,77 centesimi, insomma. Mi sembra che è un ottimo prezzo per uno Swarovski da 12 mm, cristallo B, veramente bello. L'unica cosa le hanno messe dentro questa bustina così, ma insomma potevano metterli dentro un blister, qualcosa, ma va bene, speriamo che non si rompa. Poi avevo visto queste goccine, sono 20 pezzi, loro le chiamano teardrops. Alabaster, sono i 9x6, anche queste le ho pagate una sciocchezza, erano veramente a un prezzo stracciato, 20 pezzi 0,26 centesimi. Ho pensato alla fine di un modulino, di un orecchino o di un ciondolino, possono essere carine, poi sono perfette. Io delle volte le ho prese al mercato, ma veramente tutte da buttare perché sono tutte sbeccate, invece queste no. Devo dire, sono veramente belle, molto molto belle. Le ho prese anche di questo colore, stupendo. Anche queste costano leggermente di più, sono le Puffy, sono sempre del 906, ma un colore così veramente bello. Sempre 20 pezzi, 40 centesimi, ci si può stare. Non ne ho prese tante, semplicemente perché non sapevo la grandezza, quindi ho detto altrimenti mi riempio di cose che poi non uso, invece queste devo dire sono molto molto belle. Le Dark Sapphire, belle, belle, belle. Poi le avevo prese anche argento, eccole qui, però piccoline,
tutti i colori che mi piacevano, alcune erano grandi, alcune erano più piccoline. Comunque anche queste argentate possono, su una collana, si possono mettere 0,20 centesimi, che dire, bisogna prenderle, assolutamente. E poi penso che con queste abbiamo, no, mi sembra che ce n'erano anche di trasparenti, eccole qui. Le cristal l'avevo preso, 0,12 addirittura, 20 di queste, sembrano più goccine, possono andare bene in tante cose, in tante lavorazioni dove si vuole ingrandire un pochino, non lo so, è una gamma di prodotto che mi piace avere, ecco, tutto sommato. Poi ho preso le crescent. Ho preso due colori di Crescent, ho preso queste, le matte metallic brass gold, e 5 grammi, 1,76 euro. Non mi è sembrato un prezzo cattivo, assolutamente. Tant'è che ne ho presi due pacchetti, quindi devo aver fatto l'affronto. Spero non aver sbagliato tra 10, ma penso di no. E poi ho preso sempre queste. Saturn Metallic Rose, molto belle, sempre 1,76 euro, e ne ho prese due pacchetti. Poi ho preso tutta la gamma da 11, 8, le Bago, le 8, sempre due pacchetti, allora di 11, e poi ho preso le 8. Eccole qua, sono le della Tho, sono le Transparent Rainbow Crystal. Eccole qui, ho preso le bagel, ma costano pochissimo, le ho pagate queste bagel. Adesso guardo un attimino se le ho segnate. Va bene, non ce l'ho segnata. E poi ho preso le 11, due pacchetti di 11. Le 8,0, ecco, 0,87 centesimi, però ecco, tutto al di sotto assolutamente dell'euro, anche parecchio al di sotto. E poi, sempre di Bagel, ho preso le molto carine, le Opaque Turquoise, ecco, 0,51 centesimi, qui ho messo il prezzo. Molto molto belle. Devo fare un lavoro, ho un'idea di fare un orecchino, poi forse farò anche un tutorial se ci riesco. Avevo in mente di fare una cosa con le Bagel. Poi, sempre perché avevo un bello sconto, ho preso anche le Velika Chocolate. Eccole qui. Perché ci faccio i bracciali a peyote, quelli Louis Vuitton. Io questo color chocolate lo trovo molto adatto. Viene un fondo molto bello. Opaque Dark Brown, però è il cioccolato, il color cioccolato. Siccome per fare un bracciale ne serve più di un pacchetto da 10, questi sono pacchetti da 5, chiaramente ne ho presi 4. E ogni pacchetto da 5 è 1,49 euro, quindi meno di 3 euro, 10 grammi chiaramente. E mi è sembrato un buon compromesso. Ecco, poi le bagel, ecco, le bagel da. Eccole qui, le Rainbow Crystal 0,58, mi sembra veramente un ottimo prezzo. Poi questo colore così trasparente ma luminescente, io lo uso tantissimo, rende così luminosi i lavori, veramente bello. Questo mio acquisto da Cadoro è terminato. Spero così, di acquisti, che vi sia piaciuto e vi possa servire come base per degli acquisti di alcuni prodotti. E
Vi saluto, un bacio a tutti, ciao ciao, alla prossima!